Colantuono Sant'Antonio Abate. E una visita era d'obbligo anche a voi, alla famiglia Colantuono, fautori di ciò che è mistero, tradizione, leggenda, cioè la transumanza. E poi voi siete proprio di acque vive, quindi siete anche detentori di quella tradizione antichissima. Sì, per noi è una tradizione sentita perché Sant'Antonio è il protettore degli animali e Acque Vive ha ancora una gran parte della sua popolazione che si dedica proprio all'allevamento. Ecco perché è mantenuta così viva e partecipano anche i bambini, perché poi è la cosa più bella vedere le nuove generazioni che ci tengono ancora tanto a questa tradizione. Poi una serata che è bellissima perché tante persone arrivano anche da lontano. Stasera è arrivato un gruppo, ce lo siamo ritrovati, insomma un gruppo pugliese, non ci avevano avvertito, ma è stato veramente piacevole ospitarli a casa e vedere insomma questo loro entusiasmo per questa festa. La vigilia di Sant'Antonio non è solo un'occasione per ringraziare il santo, appunto il patrono degli allevatori, ma è anche l'occasione per far incontrare generazioni intere e tramandare la cultura, le preghiere, perché no, e i riti stessi che la serata implica. Sì, e soprattutto il grande spirito di ospitalità che è sempre stato innato nelle nostre genti, e quindi speriamo che si mantenga molto e che le case rimangano ancora aperte per tanti anni. Fede, tradizione, Acque Vive e poi cos'altro? Che cos'è la notte del 16 gennaio? Per Acque Vive è tutto, è la sua identità, l'identità di Acque Vive è questa festa. Tornano tante persone che stanno fuori e chi non può tornare veramente sta male, soffre per questa festa. Quindi è veramente una cosa molto bella per noi. Speriamo che si mantenga e che anche le nuove generazioni riescano a portarla avanti. La festa di Sant'Antonio è anche convivialità sulla tavola, i sapori tipici del posto. Sì, per noi è importante offrire a chi viene tutta la nostra ospitalità, per cui diamo anche i nostri, con il cuore, i nostri prodotti più buoni, quelli che sappiamo fare, quelli che sono della nostra tradizione, che sono poi alla fine formaggi, salumi fatti da noi e poi insomma polenta, vino, insomma tutto quello che possiamo fare. Siamo con un altro gruppo di cantori che arriva direttamente da San Giovanni Rotondo, dalla Puglia. Canti, suoni, musiche popolari della tradizione. Chissà, forse come coincidenza la notte di Sant'Antonio Abate è proprio un gruppo di veterinari e arriva. Aspetta, cioè, sì, è vero, è stato un gruppo. Dobbiamo dar merito però al nostro caro amico Chris, Cristoforo Carrino, il dottor Carrino, che lavora presso la nostra sede di San Giovanni Rotondo, e ci ha accomunato il fatto che siamo legati a questo paese, perché lontanamente, ti parlo di 30 anni fa, ero molto legato a una famiglia a cui voglio molto molto bene, la famiglia Colantuono, al quale siamo legati moltissimo, io personalmente da oltre 30 anni. E rimangono diciamo uno dei capisaldi storici della transumanza, parlo a livello italiano proprio insomma, e quindi il dottor Carrino è stato gentilissimo, lui l'ha buttata là, che dice: Augusto, vogliamo andare a festeggiare Sant'Antonio Abate? Ho detto: sarà un'ottima occasione per rivedere i miei amici dopo la bellezza di 25 anni circa, ed è stata una cosa veramente commovente e meravigliosa. Ringrazio lui personalmente. Una festa, una data, una circostanza che rende onore al territorio e alle sue tradizioni. Acque Vive di Frossolone è una borgata piena di allevatori, per cui insomma la resa grazie al santo e dopo. Certo, è come un'unica regione, non so, due regioni distinte, perché se parliamo di transumanza parliamo di un'unione tra due terre e quindi non ci sentiamo estranei insomma stasera, anzi io non mi sento proprio estraneo, perché comunque le mie origini sono di Frosolone e per noi è un onore partecipare a questa festa. E poi la transumanza, grande simbolo di cultura locale che appunto, come vediamo, ogni volta dalla Puglia le mandre ritornano in montagna.
Certo, dalla Puglia ritornano in montagna e dalla montagna poi ritornano alla Puglia. È un fatto che probabilmente è prima dell'uomo è proprio nell'animo degli animali, perché se vediamo già le migrazioni che avvengono senza diciamo nessun accompagnare di uomini e che avvengono in altre parti del mondo, probabilmente l'uomo una volta ha visto quello che avveniva e ha capito che era una cosa da far diventare propria, proprio per far sì che si potesse sviluppare diciamo una vita più prosperosa legata a questi spostamenti che avvenivano naturalmente, insomma. Dottor Gazzano, per lei è la prima volta qui in Molise? No, non è la prima volta, sono venuto anche una ventina di anni fa, ospite della famiglia Colantuono, e quindi adesso siamo qui per onorare la famiglia Colantuono che ancora una volta fa la transumanza dei bovini a piedi, andata e ritorno. Invece tutta l'altra transumanza avviene tramite gli autotreni o tramite mezzi e robe varie. Questa sera è un intreccio di fede, tradizione e cultura. Questa sera è stato un intreccio di non lo so che cosa. Cioè è stato organizzato dal dottor Carrino, però noi ci siamo trovati così. Vogliamo, almeno io per caso, all'1:30 mi hanno chiesto, vogliamo andare? Sì, andiamo. È stata una cosa bella. Non ho litigato con mia moglie, come dice il collega, perché me l'ha concesso di venire, perché anche mia moglie è venuta tanti anni fa qui. Impressioni a caldo, allora? Impressioni a caldo, io non pensavo ci fosse una festività di Sant'Antonio così sentita e così partecipata da tutti quanti, cioè dai bambini agli anziani a tutti quanti, io non pensavo fosse così. Pensavo fosse una festa tradizionale come, che ne so, una festa patronale, invece no. È una festa proprio familiare, una festa dei bambini, dai bambini agli anziani, e tutti quanti sono partecipi ed attori. Nessuno si tira dietro oppure nessuno chiude le porte. Viva Sant'Antonio Abate! Viva Sant'Antonio Abate, sì!